Da 6 anni il cimitero monumentale dell'Aquila, nella parte danneggiata, giace nel più completo abbandono. Le persone che devono far visita ai propri cari defunti, costretti a fare slalom tra macerie che, lo ribadiamo, dopo 6 anni non sono state ancora portate via. Il cimitero dell'Aquila, compreso quelle delle frazioni, sono rimasti come erano il giorno del terremoto. Non è che siano stati fatti dei miglioramenti o dato pulizie e cose varie. La speranza è che il nuovo piano dell'assessore Maurizio Capri, che ha iniziato una ricognizione nei cimiteri di frazioni e dell'Aquila, possa portare ad una programmazione seria con tanto di fondi per sistemare i cimiteri. Io dall'assessore Capri ho avuto una bella impressione, speriamo bene. Mi ha promesso che dovevamo fare un giro per ogni cimitero e fare un po' un sunto e vedere un po' di quello che ogni cimitero ha bisogno. Il vero problema però è rappresentato dal personale. I 5 lavoratori della cooperativa sociale fanno anche troppo, ma la mole di lavoro necessiterebbe di più personale. Personale manca, non abbiamo nulla, diciamo che stiamo a zero. Quei pochi che ci stanno servono, sì e no, si arriva per le tumulazioni e lo devo dire, devo ringraziare le pompe funebri al riguardo che mi danno sempre una mano con la loro disponibilità, ma non lo danno a me ma la danno un po' a tutta la cittadinanza che cercano di fare il loro meglio perché è il loro mestiere, però se si può fare miglioramenti questo dipende dal comune, se possono prendere un po' di persone e aumentarle, diciamo, perché così non si va da nessuna parte. Quante ce ne sono che lavorano qui, ad esempio, per la manutenzione? Attualmente sono 4-5, diciamo, però devi capire che questa è una piccola cooperativa sociale a cui bisogna dirgli grazie di tutto quello che sta svolgendo e vanno sempre di corsa, ma non si può correre 365 giorni l'anno, questi non hanno un giorno di riposo, non hanno niente, proprio correre, correre, correre. E in tutto questo la chiesa, una delle più belle dell'Aquila, quella di Santa Maria del Soccorso, resta abbandonata, senza nessun tipo di intervento a 6 anni dal sisma, ma con lavori già appaltati, secondo le informazioni in nostro possesso. Problemi di sovrintendenza, sembrerebbe.